Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui di nuovo sulla Allstream con Jack, Alex e Franci. Ciao. Ciao ragazzi, Franci sempre padrone di casa perché è la sua partita. Jack praticamente col fence gli ha allargato il campo qua, ha guadagnato metri su metri perché qua serve terreno. E c'è stato un piccolo bug con gli alberi di Black Sheep, che con un pacchetto nostro di alberi tagliato uno sono spariti tutti rientrando in partita. Sentiamo cosa diranno anche sul server loro di Discord, che abbiamo fatto notare la magagna, diciamo. E Alex poi la aggiornano e tutto salvataggio a remengo Tito pare tomare tua zia la Naya in compagnia bom. Fa una foto mentale Jack perché deve rifarmi tutto. Sì, in effetti modificare pesantemente la mappa al primo giorno appena ma uscita, dai che prima non ora, c'è nessunissimo problema, noi siamo secondo siamo me pro, ragazzi. Siccome è un artista, come dicono tutti gli artisti, la volta dopo viene ancora meglio della prima. Quindi Bravo. Quel può essere, anzi senza dubbio, però... Guarda le porte, Alex, giuro, te taglia le gambe. Io non ho fatto niente. Io giuro che sono sceso... Guarda, c'è il filmato, perché lo vedrai. Io sono sceso dal JCB per chiudere la porta. Cosa ma che non ho mai niente. Fatto mai in tutti questi titoli di farming in cui ho giocato, perché le porte le lascio sempre aperte. Oh. Vabbè, comunque, io stavo andando al vecchio negozio dove era una volta, in realtà. Va tutto bene qui, Alex, sì? Ah, sì, è vero, cos'è che è sull'inico? Lo di prima non mai ascoltato. E comunque il distributor e targa sì. Massey Ferguson. Cioè le... Ah, lì l'era, scusa, non avevo sì, capito. Ah, pensavo al negozio attuale. Ah, no. Aspetta che intanto da verso gli ad qua e ho cavato via sterzata anche a posizione. Una betoniera? Dov'è? Qua sul ponte. Io troppo ne ho viste già. Spara a vista. Ho visto la tua amica nera. Mamma mia. Stavo un attimo, va la amica nera. Allora. Amica betoniera nera. Aspetta, capo, che qua come spiegare questa cosa? Sono gentili qua le betoniere perché ho visto della che sua amica nera. Ma fa fare anche le manovre qua in mezzo alla strada, sta betoniera. C'è rossa. Poi bianca, c'è grigia anche la betoniera. Cos'è che c'è nel traffico? Non mi ricordo. Mia. Basta che l'amica non sia grigia. Rossa, dopo. Grigia, nera, bianca. Gusti. Qua è rimasto il biogas. Te fermi. Te boni. Te boni. Boni, ragazzi. Io sto già il video, devo costa capire. Pacca boia. Dai, fai il cambio, Jack, fai me intanto. Ti te fai altro se te va. Dai, non dire che ti sta a rompere te. Cosa? Fai quello che ti va, porca miseria, per una volta. Capo. Oh. Capo. La gavetta è la sommenatrice? No, in realtà no, ancora no. Bene. Capo. Al mi dica, dottor. Che sommenatrice comprende, capo? Aspetta che c'è Dennis che ho chiamato un attimo. Aspetta in diretta qua. Dennis, e ora che seminatrice qua? Aspetta perché Dennis mi consiglia perché mamma mia, mi pare il Nerio. No, mette solo Renato, assa a parlare Dennis, dai. Allora, Renato. Aspetta. Vado anche la gara. Fabio. Sai Dennis. Vai di agro. Cosa che farà agro, qua il manito agro o di Kun agro smart vai di Kun quella vai di la, Kun. La TF ma okay. O se no vai tu di libera vai tranquillo come che te vuoi ti no Franci la domanda l'è prendiamo anche una piantatrice beh punto di domanda. Anca, sì. Io prenderei la Kverneland lì. Non sta fa non c'è una N, Sicuri? È Kverneland. Sì, ma allora io devo bere un'altra birra prima di poter dire giusto il nome, perché porca miseria. Kverneland.
quella lì va benissimo. No, no, noi Nico dicevamo sbagliatamente Knivra. Sì. Ah, era come l'Alex quando quel di Spottinger. No, esatto. Si dice Pottinger. L'inglese del CEPU, ragazzi, is it's for real man. For real comunque man. Vabbè, la I don't such because I have no swatch, sono un poco scassaticce. Oh mamma mia. Il problema è, Franci, facendo un po', tagliando corto, il budget è 83.000 euro. Attenzione che qua... E le passa chi qua a Cermisca in banca, porca miseria? Le ho messi sotto il letto, Dio buono, vabbè... ci ho comprato la Trebbia. io ho comprato l'imballatrice. Quindi Franci, abbiamo un 25.000 di seminatrice... E volendo, che ci fa un 4 metri, se non sbaglio, esatto. E volendo, una piantatrice da 4 metri e mezzo per 29.000. Vai, dai, cioli. Tutti e due? Tutti e due, vai, via dente, via dolore. O facciamo triticale e lasciamo stare il mais. No, risparmio sulla casa, vai tranquillo, dormo col can. Allora... Okay. O il Nico mi presta a Sokara, ma insomma intanto al momento... mio tuo sarà con tutte le case e capanni che c'è qua in farm. Sì, appunto, detto questo, ragazzi, su FSBrun vedrete un nuovo acquisto di un caravan al campo 6 scambi. Ma dov'è? Io un giorno me la troverò là, io sono sicuro che un giorno me la ritrovo là in mezzo al campo. No, eri quasi sicuro, adesso con queste tue parole sei certo sicuro proprio. Beh, me l'hai promesso col Santino e me l'hai fatto, e adesso... Anche il meme ti ho promesso e l'ho fatto. Il meme, Dio boh. Ragazzi, un giorno vedrete il meme del grandissimo Nico nel server. Sì. Sì, dai, un giorno ve lo... Sì, dai, un giorno lo mando. Però devi raccontarla questa storia, sennò se non la racconti non posso mandarla. Immagina, puoi. Ah, immagina. Quindi devo mettere il meme e dopo... Basta vedere la mia faccia, te vedi. Sì? Hai un'accesa di staff solo guardandomi. E ok, a me serve un mezzo. Perché l'intero non ti va bene, Jack. Ma aspetta un attimo. Sto qui dentro campo. Allora... Aha, trovato. Ma sto campo qua, ma uno dov'è che deve entrare, ragazzi? Cioè, dov'è che sei entrato te, Alex, qua dal stradon? Da di solito sempre da davanti. Allora. No, è vero? Sì. Cut Silvestre, cut. Cosa? No, sì, praticamente, no. Ok, potevo entrare da lì, sono un grande ebete. Ciao, capo. Vado. Sì, vabbè, ma aspetta, dopo che ranghiniamo la paglia, no? Così. Ah, dici che... Ok, hai anche ragione. Eh sì, no, dai. Sì, no, dai. Sì, ma questo sì, è l'originale, capo? La mappa sì, poi... Gli altri case. No. Ah, il case senti, sì. Senti che sound che ha sta case, wow. Non è un sound del case. Bombi vago. Allora, ragazzi, io qua che faccio? Vado avanti e indietro come un salame, sì? Ma chi è quel buono che va? E qua salutiamo la Citterio. Ah, oh, pensiamo... No. Posso dirlo? Cosa? No. 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 Non no. Fare quello che te pensi. I salamini beretta, pensavo io. Ah, ecco, bom. È come lanciare un salame. No. 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 Ragazzi, ste buoni. Anche perché siamo arrivati a una certa ora. Sì. No, mi fate far cose senza senso. Brutte figure. Sì, Francesco. Tranquillo. Diga. Perché è qua un'altra biobelf? Punto. Secondo me è come la ripristina. No. Si moltiplicano. No. L'ho ricomprata perché volevo buttare l'albero, ma poi.
ci ho ripensato. Sì. Da vendo. Al prezzo modico di 1874 euro. Questa era, per chi se la ricorda, ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Gioca con noi, Frenzy. Gira la ruota. No, quello era un altro. E bestemmia. Ah, gira la ruota e bestemmia. No. 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 Nine. Mamma mia, ragazzi, ma dopo una certa ora non possiamo più registrare. Qua siete ingovernabili. Mamma, Ralbri, che è testo. Ah, quanto sei lì con il litraggio? 40%. Ma io così tanti, Jack, io brutti di massa adesso. No, stavo guardando il garage. È una fila del POP che non viene più. Ma lascialo pure lì. Non capisco quale parli. No, un garage, Frenzy, guardavo la lista delle robe dei mezzi. Faccio uno screenshottone. No, neanche il tractor spotter, mi metto qua a bordo campo e ti guardo. Mi guardi? Eh sì, è bello vedere lavorare l'Alex, che lui è sempre calmo, pacifico e è millimetrico. Prego! Sì, allora, millimetrico e bravo a lavorare, sì, calmo e pacifico, forse dai, un po' meno, diciamo, dai. Alex Expo ha lasciato il server. Ecco, è permalosissimo, ragazzi, vedete, non si può dire niente, che è talmente permaloso che non gli si può neanche dire che è permaloso, perché si impermalosisce. Sentiamo qui un rombo, un Jack selvaggio che... Chiara. No, Jack è un negozio. Ah, allora, è perché io non vedo i nomi. Attenzione, che liga il capo. Rullo di tamburi. C'è il capo qua. Mamma mia. Mamma mia. Questo era il miglior campo che c'era sull'Allstream. Mi ricordo che l'avevamo trebbiato un milione di volte. Sì, appunto. Beh, non gli si può di niente neanche al 5 qua, eh. No, sono di bei campi. L'Holstein era veramente una bella mappa. Io mi ricordo solo che l'ho abbandonata in favore della Losberg, perché la Losberg era un po' più grande. Però un po' malincuore. Però a me mi sa, diciamo, che i campi sono aumentati, rispetto sì. al 17. Vabbè, certo. È anche cambiata morfologicamente, proprio come struttura dei campi, eccetera. Non è nel... Cioè, io mi ricordo nel 17 c'erano tipo 15 campi? Neanche, forse. Ma poi l'avevano aumentata ancora un po' dopo un aggiornamento, che avevano aumentato la zona sopra qua dove c'è l'8, c'è la mappa aperta, io faccio vedere a tutti, sopra l'8, il G1, quel che è, aveva messo, perché la segheria non era lì, infatti, ha ruotato un po' di cose. C'è aumentato il biogas, ma io ho visto una GIF che faceva vedere, praticamente prima che uscisse nel 19, com'era la Allstream nel 17, e questa qua è tipo quasi il doppio. Quindi, ragazzi, c'è veramente, senza considerare quella zona sopra lì che abbiamo visto, dove hanno fatto le gare di Mahindra. Comunque resta una gran bella mappa, veramente. Io sono qua ancora che mi giro i pollici, quindi, ragazzi, io faccio una breve stacco e dopo ci vediamo a far qualcos'altro. Ma prendi qualcosa, Nico? La birra? Se vuoi te la offro. Bom. No, ma prendo cosa? Se no non taglio neanche a sto punto. E fertilizza il campo che sta arando, Nico. Ti okay. Attacco il Bredal, se lo trovo. Non so io dov'è il Bredal. L'ho messo... Aspetta, qua. Ah, ok. Guarda, Nico, salta su e fa lo strada. Prendo il case? Sì. Mamma, che screenshot qua, che sarei stanno, non sono io a farlo. Dentro dove c'è il John Deere? Qua, così. Bravissimo. Il mio John Deere fa sempre bella figura. No, in realtà stavamo parlando del Bredal. Sì. In bilico. Quello è sulla Facebook.
Ah, ci hai messo dentro anche la mol dei litri per ettaro? Eh già. Ah. Te prego, guarda Jack, che funziona bene. Aspetta, aspetta, aspetta. Te prego, Jack, serra le porte, se no non è cupa. Ecco, sì, così dicevamo. E funziona, funziona, sì. Ma secondo me sì. Poi, anche perché si mette in automatico, in teoria. In teoria. Molto bene. Beh, io quando ho usato il Bredal stava a 300. A 300? Cioè, qua 300, sì. 300, sì. 300 litri per ettaro, praticamente. Ma è interattiva questa cosa o si arrangia? Che non mi sì, capito. Penso di sì. Cioè, sì. Interattiva nel senso che c'è i comandi che puoi impostare dalla sezione solita, ti metti i comandi... Jack, hai preso tutto di là, tu? No, no, ho preso solo la piantatrice per adesso. C'è coso lì, come si chiama, no? Fermo lì, Franci. Fermo, non sta a muoverte. Quello lì, increase spray rate, decrease spray rate, penso sia. Quello lì. Ok, aspetta che intanto sto guardando di capire la larghezza. Boh, spero di averlo fatto, se no... Ok, dai, può andare. No, anzi... Ah no, ma è molto di più di quello che mi... Com'è che si fa a oscurare gli altri, Nico? E devi fare praticamente il... Ah, l'ero rognoso. Ma no. Te apri il development, il tastino di fianco all'uno. Sì. Poi te fai tab, no, scrivi GS, perché sennò non risulta niente. E dopo fai tab una volta che hai scritto GS. Te fai tab finché trovi toggle and no add qualcosa. Cioè, è vero? Beh, può anche scrivere direttamente GS toggle e sì, appunto tab. Sì, perché più scrivi, più ti aiuta come Google, per capirci, no? Flight, player debug, show wildlife, show tension bird, woodcutting, debug. Debug cosa? No, no, è toggle flight and no add mode. Ok, sono una fertilizzata anche a te. Dai, invio e basta, e dopo devi schiacciare O per togliere l'add. Occhio che se sei sulla trebbia ti va in conflitto con... Vabbè, sì, col... Ops, qua i freni. Frenato proprio. Frenato Renato. Anche i freni della case qua si fanno sentire. Ma va bene la case lì? Sì, perfetta. O è troppo cea? No, va bene. Ok, si comincia con gli screenshot d'autore. Aia. Molto bene. Così Jack passò esclusivamente da mapper a fotografo. Beh, sempre sta professionista fotografo. Jack è professionista in tutto quel che fa. Ma che cosa? Sì. Jack, dategli una leva e vi solleverà il mondo. Sono uscito. Come sei uscito? Dal server. No, davvero? Aveva paura della leva del Jack. Non può essere, perché sennò saremmo crashati tutti. Mamma mia. Mal affidati. Qua sforzano tutti, anche 261 cavalli. Voi non sembra, ma quella salita lì del campo che abbiamo tentato prima è tosta. È tosta, sì, sì, sì. Porca miseria. Non è che voglio fare... Dove te lo metto il trattore? Vabbè, lascialo lì che adesso comincio già subito a seminare. Poi vabbè, trinciato in collina difficilmente si fa, comunque. Si sente il Bredal che pisa comunque, Porca miseria. Ma io l'ho visto quando... Con Zaccaria? No, a parte con Zaccaria, ma il Bredal, quando l'ho riempito col fertilizzante in shop... C'è scritto no swimming sullo slurry tour. No! Oh mamma,
Black Sheep ha guardato le puntate allora precedenti? Ma no, ma nessuno sa di quella. No, non c'è scritto no enter, ma poi non capisco anche perché. No, gas enter. Tossici. Gas tossici. Sì, sì. Vedo bene. Quanto sei pieno lì, Alex? 91%. Arrivo. Ah, Franci. No, ma c'è sul il Valzelli. Ah, coltiviamo. Okay. Coltiviamo. Arrivo. Qua facciamo cosa, così. Cosa prendo come coltivatore? Al Mediga. Ah, beh, il Kun. Alex l'ha provato insieme a me, quello a 4 metri. No, ma prendi il Terrano dell'orso. Scusami, no? Il Terrano, sì, sì. Prendi sì, il Terrano, che quello è fighissimo. Se no, c'è il so... Sì, ma è per cambiare un attimo, visto che di là ho il T-Rex, almeno qui uso il Terrano. Ma hai la Sigma, tanto che abbiamo fatto a metterlo dentro? Ah, ok. Anche sì. Beh, quello ne ha tante. Però costicchia. Beh, in realtà posso tenere sempre per le due tipologie di lavorazione, ovvero... L'Orsh magari per andare a smuovere quello che è un terreno senza aratura, e magari il Sigma, qualora lo decido di prendere, magari anche per... Ma sì, dai, consumiamo la batteria del JCB qua con i fari accesi. Ma sì, no. Ma ne ha doppio impianto batteria. Ah beh, è isolato. Ce n'ha una batteria solo per i fari. 40.000, no, 39.000. Se no facciamo un po' di debito. Abbiamo della granella, Franci, in magazzino? Non è guardare in realtà cos'è che abbiamo. Io in magazzino, sì, ho un po' di tutto. Un po' di tutto, di tutto più o mai. Però venderei quello che costa di più, che in questo momento è... Niente. No, l'avena o... No, i girasoli. O... No, il mais mi serve... Soia mi serve, direi girasoli in questo momento. Oh, ci arriva giusto giusto il canotto della case sul Valzelli, eh? Tieniti pure il tuo canotto, va là, sì. Allora, però non mi scarica. E allora Franci, ma perché hai impostato i tasti male sulla... Ti piace proprio pensare in... Sai com'è, sono un artista. Comunque, dove metto sto case? Qua sotto. Tanto. Sì, guarda, il girasoli ha il punto vendita 2. Cioè... No, mi scarica il canotto. Aspetta che arrivo. Andiamo a dare un'occhiata, ragazzi. Perché sta cosa? Bella domanda. Ma secondo me, no, aspetta. Sarà che è troppo alto il rimorchio? Ma io avevo dei problemi, non mi ricordo quando e dove a scaricare. Non mi ricordo però se era sul 17 o sul 19. No, secondo me sai che è troppo alto rimorchio, non va bene questo. Può darsi. Vedi? Ah, vedi? Il Terrano perché fa anche da rieggiatore. Sì, fa anche da rieggiatore quello. No, 16 no, no, no. E 2. Bisogna togliergli le sovrasponde se si più può. 39. Si riusciremo a comprarli tutti e due, Franci. Va bene. Però dovremmo fare un finanziamento per la... Jack, ma si possono togliere le sovrasponde? Sì, certo, sì, certo. Dov'è qua? Sto guardando dal negozio. Beh, se c'era... Controllo subito. Come una volta, sì. Dici che è per quello, Alex, là? Sì, sì, secondo me sì. Perché mi è successo, no. Già. Arriva a tempo zero. Qua c'è il garage, guarda. C'è? Sì? C'è, l'officina, al solito posto dove si spawnava una volta. Ah, bom, sì. Guarda, c'è il carrettino, garage, anche c'è il carrettino anche delle batterie per il mio JCB. è vero, mi inizio qua a guardare. 24 volt perché sono qua in due attaccate. Ecco qua, ragazzi, sto aspettando Alex che intanto ha bevuto un cicchetto e sta ridendo da solo, quindi se ride, ragazzi, lasciatelo ridere, perché è così. Guarda qua il garage, no, dove prima ho fatto vedere che c'era il cartello Massey Ferguson, quindi butta dentro il Valzelli qua che lo configuriamo. Qua, vedi che c'è Alex, il carrettino delle mie batterie qua
del JCB. Sì. Quelle finite? Quelle quasi finite. Occhio, 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 Alex, che ti tiri su le mutande del Frenchy. Della nona. Ma qua, Frenchy, ma c'hai... Ma stai indossando delle mutande veramente particolari, Frenchy. Ma sta a guardare le mie, quello è il secondo lavoro, porca miseria. Ok, basta. Mi appoggio bene al muro. Fammi vedere se sei dentro nel trigger. Sì, bravo. Guarda quei mattoni di faccia vista qua, visto che ti appoggio al muro. Ma scusa un attimo. Ah, ok, capacità 27.000. E boh, configuriamolo. Vediamo se... Vai, vai, vai col balzello. Alex ha un attimo di ridolina proprio così. Così, cose che succedono dietro le quinte. Sì. Cioè, sono state delle esposizioni di pensieri profondi. E non... Vabbè, abbiamo tagliato un attimo perché magari il pubblico potrebbe... È stato un problema. C'è stato un terremoto. Un terremoto inaspettato. Boom. Vediamo qui il Fendt con la Sigma che hai presentato anche tu, Alex. Erpice rotante, quanti metri? Erpice rotante da 6 metri. 6 metri, non sembrava 6, ma ci credo. Potenza richiesta almeno 200 cavalli. Ecco. Cielo. Ma io consiglio vivamente un trattore ben più potente. Anche perché pesa, ragazzi. Pesa proprio di suo. Quindi, attenzione. Attention, please. Attention, please. Ancora ride. Intanto vi faccio vedere la Sigma all'opera. Quindi fra resto... c'è la possibilità della creazione dei campi, molto interessante. Ah sì? Ma perché ho messo la mod del modab, eh? Sì, quella di... quella di... ok, sì, di... chi era questa? Disi un'altra. Boopster. Sì, quindi puoi anche i campi d'erba trasformarli e ritrasformarli in coltivato, insomma, come era sui titoli prima del 17. Esattamente. Non mi parla cattiva. No, è una buona idea, buona. Senza ombra di dubbio. Ma a chi è che sono saltato in testa qua? Ma qui c'è qualche problema però, eh? Ancora. Ragazzi, è la serata dei problemi. Non capisco perché non... Ma secondo me... Posso salire un attimo, va là? Vai. Vai, vediamo. Tanto io pistolo come i vecchietti sui cantieri. Qua ancora tutto a posto. Sai, Nico, cosa potresti fare? Dica. Se il capo lo consente. Sì. Vendere i girasoli che abbiamo. Ah sì? Alex, dica. Guarda qua. Scarica. È il trigger un po' delle coso, del rimorchio. Ah. Sì, ma non è normale sta cosa, però. No, è un problema del trigger. Ma io, Frenchy, ragazzi, non mi ricordo dove avevo problemi a scaricare. Ah, forse sul 17. Sì, ma non va bene così. Non va bene, no. Bisogna avvisare Miro. Dite che è proprio il trigger, vediamo se si vede qualcosa. Bisognerebbe vedere in F5. Però, sto guardando, però il trigger sembra essere dentro giusto, ma dovrebbe essere anche più avanti, allora. Trigger è a posto. Vabbè. Sì, no, non penso che sia stato lui a sbagliare, assolutamente, però siccome c'era il problema anche nel 17 con altre mod, sì, magari c'è un... bisogna solo stare attenti a cambiare qualcosa, io lo dico solo per magari può sistemarlo, non... infatti ha fatto un bellissimo lavoro e non è nulla, non è assolutamente una critica. Anche perché è molto molto bello, quindi assolutamente. E qua ci sta la screenshot. Molto bene. Ah, tranquillo, no, vai, voi andate, non ti curare di loro. Ma guarda e passa. A me piace tantissimo come sto fan cambia suono. Tanta roba. Bene. Dopo che sì, dopo che si è fermato un secondo. Non so tanta se dall'esterno roba si sente.
Ma se io mi fermo... Adesso ho cambiato... Si sente da fuori. Cioè, mamma. Come entrasse la ventola di raffreddamento. Bene, ragazzi. Vediamo che fare per l'ultima parte del video. Intanto, taglietto. Eccoci qua, quindi abbiamo deciso di chiudere la puntata dedicandola al Fent e al campo in salita di Black Sheep, che mette sotto tortura e tutto, macchine, persone, pazienza, stomaci. No, dai, stomaci soprattutto, Santini e Mosconi. Quindi niente, ragazzi, su questa immagine qua paradisiaca, diciamo, del Jack che lavora come, no? Vi lascio come sempre, oh, d'altronde. E io che sono figlio dell'Emma. Beh, se vuoi, invece che come un suino, sei il suino, te, no? Ma non diciamo perché, non diciamo perché. Lasciamo questo alone di mistero. Anzi, chiediamo al pubblico cosa sarà successo dietro le quinte che Alex rideva come un pazzo. Secondo voi? Potrei fare anche un sondaggio, però lo lascio solo a dire nei commenti. Ragazzi, Franci, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi, ragazzi. Grazie. E quindi grazie anche a Jack e Alex, e un grazie a tutti quanti. Grazie a voi. Ascoltate voi, le nostre marachelle, le vedete soprattutto. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao. Ciao.